Buongiorno ragazzi, spero riusciate a sentirmi. Scusate se parlo sottovoce, ma siamo in treno e stiamo andando a Parigi. Ragazzi, sono qua con Lisa. Stiamo andando, tantissimi di voi avevano indovinato. Vabbè, non vi farò un intro troppo lungo qui perché è pieno di gente e non voglio disturbare. Comunque, sì, siamo quasi arrivate. Sono le 9:15 e tra tipo 10 minuti dovremmo arrivare in stazione Gare du Nord. Arrivate a Parigi, ci siamo fermate adesso proprio davanti alla stazione a fare colazione. Vi faccio vedere, a parte che Lisa è un po' sconvolta dal fatto che ha chiesto un caffè macchiato e le hanno portato, non siamo... un espresso con latte. Non abbiamo ben capito, un espresso con il latte caldo. Però... mai visto, però, ancora però... non mi era capitato, in tutti i paesi. Non ce l'ho. Sempre una prima volta. Però il signore è talmente carino che ha apprezzato così tanto le mie tre parole in croce francesi che non possiamo dirgli niente, cioè poverino, lui è convinto di aver fatto un macchiato come si deve. Cappuccino, poi ho preso la macedonia di frutta e purtroppo c'è... è piena di ananas che a me non piace, quindi vabbè. E poi abbiamo preso due spremute d'arancia e due croissant e poi questo che abbiamo capito che si chiama tartare, ok, che è semplicemente un pezzo di un filone di pane servito con burro e marmellata. Naturalmente siamo venute da Chanel, ma questa è la fila per entrare. Un'ora e mezza di fila, quindi ci sarà un po' da aspettare, ma non potevo prendere appuntamento perché era già tutto pieno fino a gennaio, perché in realtà si può prendere appuntamento con la SA e quando arrivi ti aspettano, però in realtà era tutto pieno fino a gennaio, quindi adesso dobbiamo aspettare un po' per poter entrare, ma ce la faremo. Ragazzi, come ha detto Lisa, oggi torniamo entrambe ad Amsterdam con una nuova borsa. Un autoregalo di compleanno, perché il mio compleanno è il 14 novembre e il suo è il 28 dicembre. Quindi manca ancora un po', però. E lascerai la borsetta questa volta impacchettata? Sì, rimarrà impacchettata assolutamente fino a... Anch'io faccio sempre. I ragazzi, non vi spoilerò naturalmente quello che ho preso, ma vedrete il video haul, se non domani, nei prossimi giorni. Comunque, quindi scoprirete presto cosa ho preso. Nel frattempo cerco di farvi qualche ripresina qui da Chanel per farvi vedere le ultime novità che sono bellissime. E nel frattempo ci stiamo anche, vabbè, ci hanno dato dell'acqua perché tipo dopo un'ora e mezza in fila stavamo veramente boccheggiando, più qua ci sono 700 gradi, ma ci hanno dato anche, io come sapete ad ogni acquisto che faccio Chanel chiedo sempre lo champagne, le devo brindare, quindi ragazzi, tiri! Ci sono queste giacche, queste maglie molto molto belle, tantissimo rosa tra l'altro, guardate questa, che meraviglia, un po' pacchianina, ma molto bella. Uscite da Chanel, abbiamo la borsetta che però ci siamo fatte dare questa borsa super anonima per essere più tranquille, ma ragazzi volevo troppo farvi vedere perché, scusate il casino, qui a Parigi gli store a Natale si trasformano completamente, diventano dei veri e propri capolavori, ma in realtà non solo lo store in sé, ma proprio tutta la facciata dell'edificio. Vi faccio vedere, siamo qui, c'è sia Dior che appunto Chanel alle nostre spalle. Volevo troppo farvi vedere quanto sono belle le decorazioni. Questo è Dior, ragazzi, cioè guardate quanto è bella, è stupenda. Cioè, è veramente un capolavoro, io non so se in videocamera si capisce, ma è enorme. È direttamente di fronte, a parte che c'è quest'altro edificio blu con tutte le stelline che è di Burberry, molto bello. Ma ragazzi, guardate Chanel, c'è una collana misura gigante su tutto l'edificio, quanto è bella. Lì c'è l'Arco di Trionfo, ragazzi, alla fine degli Champs-Élysées, non so se lo vedete, ma sta proprio là. E questi sono gli Champs-Élysées. E stiamo andando a pranzo, indovinate dove, super super semplice, dalla Durée. Eccoci, ci hanno accompagnato al tavolo, purtroppo abbiamo perso un sacco di tempo in fila, sia qua dalla Durée che da Chanel, quindi non abbiamo tantissimo tempo, ma...
voglio farvi vedere, adesso appunto pranzeremo, anche se è un pranzo super tardo, voglio farvi vedere un po' degli interni qui del ristorante La Durée, perché se venite negli Champs-Élysées non fermatevi solo giù a prendere i macaron, ma venite al piano di sopra e fermatevi a pranzare o a cenare qui, perché merita davvero, almeno per quanto mi riguarda, gli interni sono stupendi. Lo stile è proprio quello tipico dei salotti francesi. Guardate che meraviglia. Le decorazioni sono qualcosa di pazzesco, almeno per quanto mi riguarda è lo stile che mi piace di più. Bellissimo. Velocissimo, è già arrivato tutto. Ho preso avocado toast con salmone e uovo, che non mi ricordo come si chiama l'uovo così, in camicia, no? Vabbè, comunque con l'uovo. E poi ho preso le patate purè, che io adoro, e qui c'erano. E Lisa ha preso sempre lo stesso avocado toast con le patatine, che sono la fine del mondo, e mi sono pentita di non averle prese. Buon appetito. Dolcetto, io ho preso questo che ha un nome francese difficilissimo da pronunciare, non sono in grado, però sono beignet con la crema e lampone, e invece questa è una tortina tipo al limone e zenzero. E zenzero, bellissime comunque. Ci volevo solo farvi vedere, si è già fatto buio, ma abbiamo raggiunto la Torre Eiffel per farci qualche fotina ed ammirarla in tutta la sua bellezza. Guardate che meraviglia! Ta-ta-da! Eccola qui illuminata! Così potete ammirarla, guardate che bello ragazzi! È sempre stupenda, non ci salirei neanche mi pagassero, ma è bellissimo! Voi non avete idea di cosa è successo. Voi non avete idea, scusate la faccia, ma sono le 10 e io la notte scorsa ho dormito 3 ore e mezza e quindi sto praticamente delirando dalla stanchezza. Un po' entrambi in realtà, perché entrambe non abbiamo dormito. No, esatto, per niente. Comunque, in realtà adesso siamo a Rotterdam. La prossima fermata è, vabbè, l'aeroporto di Amsterdam e poi la nostra fermata, siamo quasi arrivate. Ragazzi, noi in realtà non dovevamo tornare con questo treno, questo non era il nostro treno, noi dovevamo tornare con il treno prima di questo, che era il penultimo, e meno male che non abbiamo deciso di prendere l'ultimo, perché poi non ne avevamo altri, dove saremmo rimaste a Parigi. Ma insomma, non è che ci lamentiamo che dobbiamo rimanere a Parigi in caso, però diciamo che, ecco, tra l'altro i gatti da soli, no vabbè. Cosa è successo praticamente? Non ho ben capito, però praticamente c'è stato un incidente nella metro, una persona, non ho capito se si è sentita male o ha tentato di lanciarsi sotto i binari della metro, non ho capito perché era in francese, però praticamente è successa sta cosa, quindi nelle strade è successo il caos perché nessuno poteva usare la metro, quindi tutti sono andati ovviamente in macchina, e noi ci abbiamo messo un'ora per fare tipo 2 chilometri, cioè non siamo riuscite ad andare a fare il centro di Parigi, che di solito ci metti 15 minuti in macchina. In un'ora non ce l'abbiamo fatta, eravamo ferme nel traffico, nel delirio più totale, e abbiamo perso quindi il treno. E quindi poi siamo arrivate in stazione e per fortuna una capotreno molto gentile ci ha detto che potevamo prendere questo treno qua, vedere se ci sono posti liberi, che altrimenti potevamo sederci dove ci sono le valigie, che ci sono anche delle sedioline lì, e quindi siamo stati lì. E meno male che non abbiamo ascoltato quelli che in realtà in stazione in Francia sono stati cattivissimi e ci hanno detto no, perché se avete perso il treno dovete pagare il biglietto pieno della prima classe, ed era tipo in 2,440, quindi alla fine per fortuna abbiamo trovato questa capotreno molto molto gentile olandese che ci ha detto no, per me potete stare sul treno, basta che gli abbiamo fatto vedere il biglietto, che ovviamente ce l'avevamo, e ci ha detto potete sedervi dove trovate posto, è abbastanza pieno, ma dove trovate posto sedetevi. Quindi prima avevamo paura di non riuscire a prendere il treno, poi abbiamo capito che il treno non lo potevamo prendere e avevamo paura di riuscire a prendere l'altro. Poi quando ci hanno detto che non potevamo prendere l'altro, avevamo paura di non riuscire proprio a partire, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ragazzi. Tornata a casa ragazzi, finalmente ce l'ho fatta, sono dai gattoni
E se sentite silenzio in sottofondo, perché gli ho già dato la pappa, perché mi hanno accolta, specialmente Denver, con delle grida che sembrava non mangiasse da secoli. Gli ho lasciato, non avete idea quanta pappa gli ho lasciato, ma conoscendoli l'hanno finita tutta entro probabilmente ora di pranzo, quindi appunto adesso ho dato la pappa ai gatti. Sono distrutta, stanchissima, ma voglio assolutamente mettermi comunque al montaggio di questo video, così lo avete pronto per domani alle 17:30, perché mi secca saltare un altro giorno di video. So che lo aspettavate già ieri, quindi appunto mi metto adesso subito al montaggio della serie, spero di riuscire a tenere gli occhi aperti, e appunto mi metto subito a montare questo video, così puntuale 17:30 domani lo avete. Bu 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 bu. Hai fatto tanta pappa? Ti lecchi ancora i baffoni? Sì, saluta a tutti, Bubu Denver. Che è? Borbotti? I borbotti così? Dove va? Dove va? Bubu Denver, tutti i giochini c'hai? Quanti giochini ti ho lasciato in giro? Tanti? Se ne va lui, vabbè. Non mi ricordo se vi ho fatto vedere la busta Chanel del mio acquisto, perché so che ve l'ho fatta vedere con quella bruttissima borsa nera che ti danno per nasconderla, ma non vi ho fatto vedere la busta vera e propria, la box vera e propria, quindi vi do una piccola anticipazione, ma non vi faccio vedere subito cosa c'è all'interno, perché per quello dovete aspettare il video dedicato sui miei autoregali di compleanno. Ma questa è la nostra bag, ragazzi, ed è bianca perché appunto l'acquisto l'abbiamo fatto in Rocambole, nello store originale dove c'era anche la residenza di Coco Chanel, e come sapete solo in quella boutique, Denver in sottofondo, solo in quella boutique si può avere la busta e la box, ta-ta-da, bianche, quindi per questo dovete aspettare il video spacchettamento regali di compleanno. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto venire con me a Parigi, io vi mando un bacio gigante, come al solito non può mai mancare il nostro mega abbraccio finale, venite qua che vi abbraccio fortissimissimo, e vi aspetto sempre puntuali domani alle 17:30 con l'ultimo video della settimana.